tutti alla sesta giornata del Punta Sacra Film Festival. Grazie per essere qui anche questa sera. Oggi abbiamo con noi un altro autore, un altro regista da noi molto molto amato, per cui io vi chiedo di accoglierlo con un grandissimo applauso, Giovanni Veronesi. Grazie, grazie. Buonasera. Ci accomodiamo. Vedo. Eccoci. Subito. No, va bene, va bene. Grazie. Almeno dammi ancora 5 minuti, poi sì, dopo, sì. Dopo va bene. Io sono preparato. Allora, come vi accennavo, io mi devo confidare subito con voi perché oggettivamente sono di parte, nel senso che ho per Giovanni Veronesi un'ammirazione non soltanto per il lavoro che fa, ma per la persona che è. Vi confiderò una cosa: nel mondo del cinema Giovanni viene considerato un po' un cavallo pazzo, perché Giovanni è un uomo libero e questo suo essere libero lo porta a dire quello che pensa, a stare all'interno del, diciamo così, del circolo buono del cinema italiano, ma lo fa con un garbo, con la giusta distanza e che lo rende davvero speciale. Questo voi lo avete visto, perché se siete qui sicuramente conoscete i suoi film, lo si vede nel lavoro che fa, nei film che gira, ma io nell'ultimo periodo l'ho conosciuto un po' di più, non tanto, ma un pochino di più, e so che la sua attenzione è molto molto legata al mondo dei giovani. I suoi film, peraltro i due film che noi proietteremo oggi, hanno un po' quel sapore, hanno un po' questa idea. Io sono innamorato del suo primo film, Maramao, film dell'87. Recuperatelo, c'è una cosa brutta su YouTube, però vi dà l'idea di chi è Giovanni Veronesi. Il suo primo film raccontava di un bambino, soltanto che gli adulti, di un'estate, di un bambino, soltanto che gli adulti non si vedevano mai, erano tagliati qui. Quindi i volti dei genitori non si vedevano, c'erano solo i ragazzi, per farvi capire già la militanza che comunque Giovanni aveva nel raccontare comunque l'infanzia e l'adolescenza, quei momenti di passaggio. Io la prima domanda che ti vorrei fare, poi mi lascio andare a quello che vuoi tu, alle cose che vuoi dire, perché... Rispondo a domande. No, io preferisco che tu vada libero come sei, perché è il tuo bello. E Giovanni ha avuto una grandissima collaborazione con Francesco Nuti. Erano grandi amici, scrivevano insieme e hanno fatto tante cose insieme, e quella sua ironia, quel suo modo di raccontare la vita, anche le asprezze della vita, però legandole sempre poi alla commedia. Però io ti abbino sempre un po' a Monicelli, per come sei bravo a raccontare, a tagliare la vita sempre con quell'ironia sempre sprezzante toscana. Speriamo di campare anche quanto è campato Monicelli. È arrivato a 95 anni Monicelli. Ecco, appunto. Speriamo. No, io quindi la prima domanda che ti faccio è, peraltro Romeo e Giulietta è un film che ti ha dato grandissime soddisfazioni sia con il pubblico sia di premi, perché hai deciso di fare un film così, sui giovani, con un'idea insomma anche di futuro, di possibile, insomma l'idea che il sogno di una ragazza? Ma io ho cominciato questo percorso con i giovani tanto tempo fa, quando ho fatto una trasmissione radiofonica su Radio 2 che si chiamava Non è un paese per giovani, dalla quale poi ho tratto anche il film che c'è dopo questo. Perché? Perché mi rendevo conto, con i miei nipoti tra l'altro, i figli di Sandro, che è uno scrittore, quindi una famiglia di illuminati, no? Di un padre illuminato, eccetera. Nonostante questo, lui non riusciva a trattenerli in Italia, non riusciva a tenerli qua. Questi volevano scappare, volevano andare. Ora, è vero che anche noi siamo cresciuti in un momento difficile, perché ci sono sempre momenti difficili quando uno ha 16, 17, 18 anni.
Però da 10 anni a questa parte, con le statistiche alla mano, 120.000 ragazzi all'anno se ne vanno dall'Italia e cambiano residenza. Questo significa che tra 10 anni mancherà una generazione. Significa che tra 10 anni più di 1 milione di ragazzi se ne sarà andata. A fare che? Dove? E io con questa trasmissione telefonavo ogni giorno a dei ragazzi che erano partiti ed erano andati fuori dall'Italia e gli dicevo: ma come state? Ma cosa state facendo? Ma come vivete? E loro, in modo molto umile e modesto, come sono i ragazzi quando cercano di realizzare i propri sogni, mi dicevano: ma sai, il problema è questo, che se io devo fare il cameriere sotto casa mia e venire sfruttato come cameriere sotto casa mia, preferisco venire a Londra a farlo, preferisco andare lontano dalle mie radici piuttosto che stare lì ed essere sfruttato nel posto dove sono nato. Mi sembrava un paradosso. E lì ho cominciato a capire come mai tutte queste fughe, fino a che un giorno chiamiamo in Australia questo ragazzo che si era svegliato presto di notte per parlarci in diretta alla radio, e questo mi dice: sai, io faccio il sommelier qua in Australia, a Melbourne, però sono astemio. Dico: come astemio? Sì, perché solo per il fatto che sono italiano, qua mi hanno messo subito a fare il sommelier. Io non gli ho detto di no. E quindi spendo tutto il mio stipendio in telefonate in Italia dicendo: oh, che cazzo è il vermentino? Che cos'è il gallo nero? E dice, tutte queste cose lui non sapeva, e poi andava lì, gliele diceva, e tutti gli australiani bevevano quello che lui gli diceva. E lui si è accorto, soltanto stando così lontano, che noi ci portiamo dietro Dante, anche senza averlo mai letto, ci portiamo dietro Venezia, anche senza averla mai vista. È un know-how che ci portiamo dietro da sempre, e chiunque è italiano in un posto lontano, straniero, come potrebbe essere l'Australia, la Nuova Zelanda o la Cina, è già apprezzato per il solo fatto di essere italiano. E gli dicevo: ma non vorresti tornare? Dice: ma dove lo trovo? Un posto dove mi fanno fare una cosa che non so fare a 4.000 dollari australiani al mese. Ma non lo troverò mai in Italia. Ecco, da lì ho capito che veramente noi non abbiamo fatto niente per la generazione dei ragazzi di oggi. Non ne abbiamo mai parlato, non li abbiamo mai ascoltati. Siamo andati dritti per la nostra strada senza considerarli mai. E adesso ci ritroviamo una generazione di persone come Pilar Fogliati, interpreta nel film questa ragazza, che non hanno un posto nel mondo, non ce l'hanno, lo devono trovare, non sanno come fare, nessuno gli aiuta, e allora si arrabattano, cercano in qualche modo di riuscire a capire chi sono, con l'ansia da prestazione, con la paura del fallimento, che sono le caratteristiche principali dei nostri ragazzi di oggi. C'hanno l'ansia di non sapere fare quello che devono fare o di dimostrare qualcosa a qualcuno. Perché? Perché in casa sentono dire, da noi, che non si arriva alla fine del mese, che il mondo è una merda, che le tasse sono troppe, tutta roba vera. Ma che è un ragazzo di 18 anni, ma che gliene frega? Un ragazzo di 18 anni può sognare. Un ragazzo di 18 anni, se gli togli i sogni, gli togli il pane. E se in casa noi continuiamo a dirgli che la vita è difficile, che la cosa principale è lo stipendio, che i sogni, sì, caro mio, se sogni poi dopo non mangi, e questi ragazzi scappano, scapperanno sempre, perché a un ragazzo non gli devi togliere i sogni. Gli puoi togliere qualsiasi cosa, ma i sogni non glieli devi togliere. Questa cosa che stai dicendo insomma, mi convince sempre più della giustezza di aver qui, perché come forse molti di loro sanno, questo festival si chiama Punta Sacra perché è ispirato un po' a un documentario di Francesca Mazzoleni che racconta appunto questa comunità e i sogni che questa comunità ha. Perché qui noi abbiamo trovato tante difficoltà, ma anche tanta voglia di stare insieme, un'accoglienza che oggettivamente a Roma noi non abbiamo più sentito. La famiglia di Franca ci ospita, ci chiede se abbiamo fame, come arriviamo, cosa che a me non me lo chiede ovviamente più neanche la mia mamma,
E quindi questo è il motivo per cui secondo me questo genere di film proiettati qui in questo luogo assumono, diventano degli ultra film, cioè diventa qualcosa di più, qualcosa di più profondo. Tu sei un uomo che sa fare la commedia. Oggi i film che si fanno spesso con il codice della commedia un po' si perdono. Tu invece continui a insistere soprattutto a farla a modo tuo, cioè centrando i problemi veri e raccontandoli poi appunto come si faceva un tempo la commedia italiana. Che ne pensi oggi della commedia? Io ho avuto la fortuna di frequentare Monicelli nell'ultima parte della sua vita, per cui ormai andava a ruota libera, diceva qualsiasi cosa lui, sia davanti alle telecamere che davanti alle persone, che davanti ai giovani registi. E a me mi aveva preso un po' a ben volere perché avevo questo sprezzante senso del cinismo. Quello sano però, la cattiveria, quella sana che ognuno di noi ha nei confronti del mondo e anche di se stessi certe volte. Però lui una volta mi disse una cosa che io non mi scorderò mai e che rappresenta veramente che cosa significa fare la commedia all'italiana, che non si dice fare la commedia e basta, fare la commedia all'italiana, perché noi abbiamo insegnato al mondo a fare la commedia. Infatti chiamavano Italian Comedy proprio perché era caratterizzata dal fatto che eravamo italiani e sapevamo fare bene quel genere, che è un genere che comprende tutto. E non è facile farlo proprio perché, come diceva Monicelli, diceva io 5 anni fa ho fatto il Borghese Piccolo Piccolo con Sordi, che è un film drammaticissimo, e 5 anni dopo ho fatto il Marchese del Grillo, sempre con Sordi, sempre lo stesso regista. Un film comico, una commedia vera e propria. E lui diceva che la commedia è come la vita. Tu svolti un angolo e trovi qualcosa che ti fa ridere, poi svolti l'angolo successivo e trovi qualcosa che ti fa piangere. La vita in realtà è così, è fatta di angoli da svoltare e a seconda di quello che trovi racconti la tua storia. E la commedia è questo. La commedia è raccontare pezzi di vita delle persone che alle volte sono drammatici, alle volte sono comici, alle volte sono paradossali. E credo che la cosa più bella sia continuare alla mia età a fare quello che mi passa per la testa. Lo dicevo prima ai ragazzi del coso. Ho fatto i moschettieri, mi sono divertito, sono tornato nel 600, mi sono vestito da spadaccino. Tutte le mattine entravo in un set e era come avere la macchina del tempo. E tornavo nel 600 con questi supereroi, perché per me i supereroi sono quelli. No? Io non ho Batman, ho D'Artagnan come supereroi. E quindi mi piaceva questo. Poi ho fatto dei film diversi come Non è un paese per giovani, che racconta la storia di due ragazzi che scappano dall'Italia perché qua non possono lavorare, non riescono a soddisfare i propri sogni. Ma nello stesso tempo capisco che è proprio la commedia che è dentro di me, cioè io non posso fare a meno di ironizzare sulle cose, di vederle da un'angolazione diversa. Ed è proprio vero che un artista, secondo me, questo deve fare, prendere la realtà, spostarla di 30 gradi e guardarla con i propri occhi e non con gli occhi delle altre persone, perché mi ricordo mio padre faceva l'ingegnere e una volta venne a cena con Cecchi Gori. Vi ricordate Cecchi Gori? Quello che aveva quei capelli di quel colore che non esiste in nessuna scala cromatica. Vittorione. Sì, cioè color spritz, cioè un colore strano, non si capiva che cazzo di colore c'aveva in testa. Come Venditti, anche Venditti c'era un colore strano. Che colore c'ha? È cotonato No, però. è un nero che non c'è È un bel mai morello, è un stato. bel Infatti c'è il nero Venditti, lo vendono proprio nelle scatoline, c'è proprio il nero Venditti. Il colore della tinta. No, però dico, mio padre venendo a cena con Cecchi Gori, l'ingegnere, immaginate, uno che fa i calcoli tutto il giorno, fa stare sulle cose. E quando si tornò da Firenze a Prato, in autostrada, 8 km ci sono, eravamo io e lui, silenzio glaciale proprio, non diceva niente. Poi a un certo punto mi guarda e mi dice: "Ma tu, da chi hai preso?" E dico: "Ma perché? Ma come fai a stare con quella persona? Come fai a vivere con quelle persone lì?" E ho detto: "Ma papà, guarda che è come vivere in un cartoon, no?
E se tu entri nel mondo di Walt Disney, tu devi accettare che ci siano gli animali che parlano, devi accettare che se uno fuma piglia fuoco tutto perché è tutto di cartapesta, devi accettare delle regole ben precise, dei parametri ben precisi. E Cecchegori è così, ma è così fortunatamente per me, perché mi segue. Se io gli dico che voglio raccontare una storia di streghe, lui mi dice, vai, forza, racconta, e poi si addormenta dopo 5 minuti. Ma quello non importa, perché quando si sveglia dice, mi è piaciuto, mi è sembrato un bel film. E così mi diceva, e si faceva il film, e lui trovava i soldi per fare film, i film non costano poco, sono soldi che lui trovava per fare film, per vedere le sale piene. Io mi ricordo una volta mi disse, andiamo all'Atriano, che era il suo cinema, l'aveva comprato lui. E mi sembrò strano, disse, ma perché vuole andare all'Atriano a vedere che cosa? E mi disse, facciamo il giro delle sale, tutte quelle piene. E entravamo dentro la sala, con lui mi faceva, vieni a vedere, guarda quante testoline. Io pensavo, lui pensasse ai soldi, no? Dice, sono tutti incassi. E lui diceva, ma queste sono tutte persone come noi, che stanno qui, guardano il film che si è fatto noi e si divertono. E l'è merito nostro. E io dicevo, ma guarda che stonio, e pensavo a mio babbo, dicevo, ma mio babbo ha fatto calcoli tutta la sua vita, una cosa così poetica, forse non l'ha mai pensata in tutta la sua vita. Certo che era un uomo più solido mio padre, certo che era un uomo su cui ci si poteva contare di più o mi potevo fidare di più, però se avesse avuto tutti i soldi di Cecchegori, a me i film non me li avrebbe prodotti. Viva Cecchegori! Tu come hai cominciato, Giovanni? Come sei arrivato al cinema? Perché tu facevi, Posso alzarmi? volevi fare No, l'attore. perché qui c'è una la persona con cui io ho cominciato. Lui, Oh. Mario Rellini, alza la mano, alza la mano. Lui è. Fategli un applauso sulla fiducia. Lui è un regista che viveva a Prato e aveva una scuola di teatro, vicino a casa mia, tra l'altro. E qualcuno mi disse: perché non provi a fare questa scuola? Perché non vai a scuola? C'è questo Mario Rellini, che fa il regista e che insegna ai ragazzi. Ecco, io forse pubblicamente non ti ho mai ringraziato perché non ci siamo mai trovati in una situazione del genere. Lui adesso vive a Ostia, quindi insomma scrive, però insomma diciamo che non è più attivo come regista come era quando l'ho conosciuto io. E a me quelle sono le persone che mi hanno salvato la vita. Cioè, se io avessi dovuto fare l'ingegnere o l'architetto a Prato, io sarei stato frustratissimo. Sarei stato un architetto triste. Avrei fatto delle case un po' tristi con le finestre. Non sarei stato felice, anche se magari avrei guadagnato di più all'inizio, sarei stato più, avrei avuto una vita magari privata più normale, io non ho figli, cioè ho avuto una vita abbastanza diversa dai miei amici di Prato. Però, ecco, se non ci fossero persone come Mario che danno la spinta iniziale, che ti fanno capire che questo è un mestiere vero, che si può fare per tutta la vita, che non è vero che è un momento dove tu ti lasci andare ai sogni e poi però dopo l'università e devi diventare dottore o avvocato o medico o ingegnere. No, si può anche fare il pittore nella vita, si può anche fare il poeta. Io ormai sono anni che non sento più dire a un ragazzo voglio fare il poeta, ma io sono convinto che si può ancora fare nella vita e si può ancora mangiare facendo il poeta, si può ancora avere una casa sopra la testa facendo il pittore, perché sono mestieri che non moriranno mai. È vero che anche il medico non morirà mai perché c'è sempre chi sta male, però avvicinarsi all'arte per i ragazzi è un vantaggio enorme, perché possono pensare con la propria testa, essere liberi di pensare quello che vogliono. E questo secondo me è un grande vantaggio. L'arte è sempre un vantaggio, sempre, in qualsiasi circostanza e in qualsiasi posto del mondo, l'arte è un vantaggio.
Franca, se ci sono le ragazze a questo punto, visto che Giovanni sta parlando da tanto tempo di voi, dei giovani, quindi a questo punto se voi salite così gli fate le vostre domande, poi io mi riaggancio perché io con Giovanni parlerei ore, però ci sono i film da mandare, per cui sedetevi uno da una parte o dall'altra, poi vi passo io i microfoni, uno è già lì credo e l'altro... Anche perché sennò poi quando si finisce di parlare troppo tardi si va via noi, vanno via anche loro, i film non ce li vede nessuno. No, adesso ti giuro che lo mandiamo. Allora, buonasera. L'anno scorso... Ma pensavo lui ci avesse questa voce. L'anno scorso abbiamo proiettato su questo stesso schermo due film di Francesco Nuti, che hai scritto Tutta colpa del paradiso e Caruso Pascoschi. Ho visto che Romeo e Giulietta è dedicato a lui. Ci puoi raccontare cosa ti è rimasto di importante di Francesco? Ma Francesco è un pezzo di me, insomma. Quando è morto Francesco è morta una parte di me e io ho capito veramente cosa significa quando le persone sono in simbiosi, quando sono unite da qualcosa di indivisibile, sebbene negli ultimi anni poi fosse impossibile frequentarlo, prima perché era alcolizzato e poi perché cascò, si fece male, andò in coma e quindi rimase nel fondo di un letto. Io andavo a trovarlo lo stesso e mi domandavo, siccome la gente mi diceva meglio morire che fare una vita così nel fondo di un letto che non riconosce nessuno, una specie di vegetale, e io pensavo dentro di me 15 anni fa, perché l'incidente di Francesco quasi 20 anni fa, 18 anni fa, nel 2006. E quindi pensavo dentro di me, ma avranno ragione loro, cioè è vero che la vita così non è una vita, è vero che poi i parametri che c'hai sono diversi. E intanto salivo le scale della clinica per andarla a trovare. E lui non è che mi parlava, mi guardava, ogni tanto sorrideva. Tra l'altro sorrideva quando gli dicevo che Haber era morto. Dicevo, guarda che Alessandro Haber è morto. Non era vero, perché si diceva sempre quando lui... E come gli dicevo, Haber è morto, una volta gli portai Haber e sgranò gli occhi, come di nonna, resuscitato. Mi hai detto era morto. Sì. Però ecco, quello che mi ha lasciato Francesco, in realtà le cose che mi ha lasciato sono due. Una è privata. E un'altra è pubblica, cioè lui pubblicamente non si tirava mai indietro, era una delle persone più spudorate, incoscienti e coraggiose che ho mai conosciuto, cioè veramente non aveva peli sulla lingua, diceva tutto, anche fin troppo ciò che pensava, non sempre la pensava nel modo giusto, però nonostante questo andava dritto per la sua strada e mi ha insegnato che una tra le cose più importanti di questo mestiere è avere carattere da vendere e non aver paura di chi c'hai di fronte, sia che sia il più grande produttore o il più grande attore del mondo, tu sei il regista, lui è l'attore e i ruoli sono già stabiliti dal mestiere. E una cosa privata che vi racconto, che è veramente indicativa di come una persona può trovare il buono in tutto. Eravamo nel 1994 a casa sua per la finale dei mondiali di calcio, famosa finale ai rigori con il Brasile, Baggio sbaglia il rigore, insomma tutto quello che sappiamo, eravamo tutti pronti con le bandiere a festeggiare, avevamo bevuto, eravamo belli, belli caldi proprio, l'Italia perde. In casa di Francesco un gelo tremendo, saremmo stati una ventina di persone, un silenzio, queste bandiere flosce. E allora lui a un certo punto, preso da un'irrefrenabile voglia di godere, prende una bandiera, va sul terrazzo, la sventola e urla "Secondi!" Il suo lavoro... C'è scritto anche buonasera? Il suo lavoro spazia... No, il suo lavoro spazia tra generi diversi. Non mi fa quella di Garrone, eh? Mi fa la domanda di Garrone, non so rispondere.
dalle commedie ai drammi romantici, come affronta il passaggio da un genere all'altro e soprattutto come pensa che sia cambiata la commedia oggi e quali sono le sfide principali nel realizzare. Ma guarda, l'ho detto un po' prima questo, cioè la commedia è cambiata tanto nel tempo perché si è fatto un grosso equivoco. Prima la commedia era concepita come vi ho raccontato, cioè è uguale alla vita, tragica, drammatica, comica, ironica. Oggi invece la commedia è quasi sempre equivocata come film comico, cioè col comico che fa ridere. Mentre invece quelli sono film comici, è diverso. La commedia dal film comico è completamente un altro genere. Oggi invece purtroppo la commedia deve per forza far ridere, avere un comico dentro, e si è equivocato molto il genere da cui è nata la commedia. Se voi andate a guardare un film tipo, che ne so, La vita difficile o La grande guerra, sono commedie, però hanno dei finali drammatici, si ride dentro ma si piange, La vita difficile c'ha un finale straziante, insomma sono tutti film dove la commedia dentro diciamo dribbla un po' tutta la vita, per cui invece oggi purtroppo dagli anni 2000 in poi, da quando le commedie funzionavano e quindi in Italia hanno cominciato a farne una dietro l'altra, si è equivocato e quindi purtroppo poca gente fa la commedia ormai, siamo rimasti in pochi e vecchi. Può condividere una curiosità o un momento memorabile dal set di Romeo e Giulietta che ha particolarmente influenzato la realizzazione del film? Beh, Romeo e Giulietta è un film dove Pilar Fogliati fa due ruoli, non vi svelo niente perché tanto lo si vede subito fin dall'inizio del film, fa una donna e un ragazzo. Naturalmente per fare questo film io mi dovevo sincerare che fosse credibile che lei potesse essere un uomo, un ragazzo, e siccome lei è molto femminile, ha le tette grosse, insomma è difficile immaginarsela come un ragazzo, abbiamo dovuto lavorare molto sulla trasformazione sua, no? Tra l'altro nel film, quando interpreta il ragazzo, sembra molto più giovane di quando fa se stessa, sembra un ragazzo di 19 anni, 20 anni, mentre quando fa se stessa ha l'età sua. Quando l'ho vista per la prima volta truccata da ragazzo, sono veramente rimasto un attimo, perché la cosa bella della trasformazione è che rimane lei, ma sembra lei uomo, cioè sembra suo fratello gemello, e quindi è strano perché vedrete nel film, diventa tutto credibile, sembra un uomo che assomiglia a Pilar, sembra un suo fratello. E durante il set, alle volte arrivava vestita da Pilar e faceva il ruolo femminile, e alle volte arrivava questo ragazzo, che in realtà non esiste, non c'è. Eppure io, dopo un po', pensavo che esistesse. Quindi lo trattavo come un ragazzo, pam, pacche sulle spalle, andiamo, forza, via, cosa. E lei, che era dentro a quel ruolo lì ormai, si lasciava trattare come un ragazzo. Poi, siccome io sono notoriamente una merda, venivano a trovarmi sul set persone che la conoscevano e gliela mettevo seduta accanto, truccata da uomo, vestita da uomo, e lei li guardava e loro li guardavano, poi mi dicevano: è tuo nipote? No, non è mio nipote, guarda bene. E guardavano e dicevano: ma quando me l'hai presentato? L'hai conosciuto? Nessuno la riconosceva perché nessuno sapeva la storia del film, quindi venivano a trovarmi dei miei amici. E quando vedevano Pilar la riconoscevano nel momento in cui gli dicevo che era lei, e tutti provavano la stessa sensazione: è vero, ci assomiglia a Pilar, però non veniva in mente. Quindi la cosa bella era usarla durante il set per farmi divertire a me, che la portavo da gente che la conosceva, ma la conosceva solo come donna, per fargli fare delle figure di merda. Mentre non ho difficoltà a immaginare il ruolo del regista di Castelletto a chi ti sei ispirato, perché secondo me ti sei liberato proprio lì, c'è stato tutto il tuo mondo lì. No, devo dire che io non sono mai stato così cattivo, Abba. Come vedrete, e le cose che dice in faccia agli attori, che sono, esatto, che dice.
però le ho pensate tante volte, così così va bene. Però insomma lì lui proprio le dice proprio... qualcuna. L'ultima. A distanza di 7 anni dall'uscita del secondo film che proietteremo stasera, secondo lei il nostro non è ancora un paese per giovani? No, non è ancora un paese per giovani. Per essere un paese per giovani bisogna che i giovani possano parlare, possano dire delle cose e possano essere ascoltati. Non è vero che un ragazzo di 14 anni non ha da dire delle cose importanti. È una brutta abitudine quella di pensare che gli uomini possono parlare da una certa età in poi. Ad esempio su certi argomenti ne sapete molto più voi di me. Io sono uno di quelli della generazione che quando fumava buttava la cicca per terra e faceva così col piede. Voi non ve lo sognereste mai di farlo. Questo era quasi un traguardo irraggiungibile 20 anni fa, 30 anni fa. Sembrava impossibile che il mondo piano piano si dovesse ripulire. Ecco, invece la vostra generazione sarà una generazione che spazzerà via tutta la merda che ci abbiamo lasciato noi. Con questa cosa io mi fermerei qui, vi chiederei un grandissimo applauso al grande cuore di Giovanni Veronesi. Grazie, ciao Mario. Grazie per essere venuto qui, Giovanni. Grazie, grazie tanto. E grazie. Vi auguro buona visione.